È parecchio tempo che non faccio un vlog di quelli proprio sentiti in cui mi porto in giro per gli Emirati Arabi. Siccome sono appena tornato a casa dall'ufficio, vengo a recuperare i costumi e vado a prendere Federica a scuola, così andiamo a farci un bel bagno per chiudere la settimana. Ah, finito, cambiato, recuperato tutto, prendiamo le chiavi della macchina e... No! Devo andare a recuperare la macchina. Beh, andiamo a prendere il taxi. Mascherina. Hi. Ok, I will pay by QR code. Sono super contento perché sto utilizzando Insta360 Go 2 appesa al windshield, Porca miseria, non mi viene il nome in italiano. Vabbè, sto andando a recuperare Federica e le faccio una sorpresa, la porto in spiaggia. Domani è venerdì, quindi weekend. Qui ve l'ho già detto in un vlog passato, se ve lo foste persi. Il venerdì è come se fosse domenica in Italia, quindi venerdì festa. Non so cosa faremo domani, ma intanto per finire in bellezza la settimana andiamo a nuotare al mare. Federica non si aspetta niente e soprattutto non è a conoscenza del fatto che sto riprendendo con Insta360 Go, quindi spero che non veda la telecamera, anche se insomma non ha proprio una... diciamo che è abbastanza visibile. Vi faccio vedere. È abbastanza visibile, no? Sicuramente ve l'ho già mostrato nella recensione che, se non avete visto, vi lascio linkata qua sopra nell'info box. Magari poi vi faccio spiegare da Federica come ha trovato lavoro qui. Dai! Piero. Hello, hi, Piero. Piero, ciao la Fede! Sono abbastanza in orario. Senti, spia qua dentro cosa c'è. Non ci piace, Non mi spiace. no? Non ci piace? Che cazzo si è messo la collana? Sì, hawaiana. Ah, ma sono filmata! Aspetta che mi faccio bella. Vamos a la playa. Stavo parlando con i ragazzi. Gli ho detto che poi ti avremmo chiesto come hai trovato lavoro. Come hai trovato lavoro? Nella maniera in cui il Masci non vuole che io trovi lavoro. Su Facebook, su un gruppo di Facebook, di italiani ad Abu Dhabi. So che di solito non funziona, ma questa volta ha funzionato. La mia capa usa molto questo gruppo e quindi mi è andata proprio Io bene. Per fortuna mi è andata. ero assolutamente contrario a condividere un curriculum su un gruppo Facebook perché il curriculum in genere include informazioni sensibili sulla persona, email, numero di telefono, eccetera. E quindi quando l'ha messo, non è proprio il caso di spammare in giro i tuoi dati sensibili, ha funzionato. Ma Anche come non è stato il primo colloquio che hai fatto, quello dell'asilo, mia no, fede. non è stato il primo è stato tramite LinkedIn. Veramente? Sì, perché una sciura ha scritto che cercavano per una posizione, le ho risposto, mi ha fatto fare il Ma che colloquio posizione come hostess per un era? ristorante. Non ho capito. Come prima occupazione andava bene, mi davano il visto, ho fatto la prova di 2 giorni, ma non me la sentivo molto. Allora ho detto: vabbè, dai, non escludiamo tutte le possibilità. Ora prima di sbaccarci in spiaggia andiamo a mangiare qualcosina perché la Fede non ha pranzato quest'oggi. Allora cosa prendi da mangiare, Fede? C'è qualcosa che ti piace in questo menù? Dentro o fuori? Io mi voglio sedere fuori. Andiamo fuori. Sì, Piero, ok? Diciamo la verità, è un po' caro questo posticino. Magari prendo una bottiglietta d'acqua. Sì, naturale. Naturale, sì, della frizzante costa tanto. Sto cosino è veramente figo, non c'è niente da dire. Comunque ci è arrivato il pranzetto. Pranzetto, questa qui è più una merenda delle 5, 6, 5 e mezza. Che droga. No, è buono. Finito il cibo, possiamo andare a spiaggiarci. Anzi, ne approfitto per tirar fuori la telecamera e mettermela al petto. Tac. Non ce la vede. Faticoso, faticoso. Ci mettiamo in quel cerchio lì? Io sono stato graffiato da una scuola. Guarda, mi ha mangiato.
Io in una delle mie sessioni così in acqua aperta, così come fossi uno squaletto, uno squalo vero mi ha mangiato. Non è vero. Non mi vuole bene la Fede. Ah, come sei brava. No, non facciamo pubblicità. No. Per questo motivo ho oscurato il towel, perché non si deve leggere il brand. Non mi vengono le parole più in italiano. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi, questo... Certo, vedete cosa fa Pamela Anderson. Io mi in acqua. Figa. Te, l'acqua, il mare e il Freddy Mercury. È stata una bella giornata comunque impegnativa. Direi che possiamo uscire, ciao. Però è anche limpida. È arrivata l'acqua calda qua. C'è l'acqua calda, vero? Sì, vai, vai. No, sul serio. Catch it. Ciao. Adesso mi tuffo nell'acqua. Mi tuffo. Ah, andiamo a vedere se questa Insta360 Go 2 è impermeabile veramente. Com'è fredda. Vado senza paura. 3, 2, 1. Beh, c'è il fondo che è tutto melmoso, schifido. Ho mangiato troppo, mi ribalto. A pancia all'aria. Ok. Oh, faccio stretching. Oh. No, prendi solo un pezzettino, eh. Un pezzettino. La ringrazio per il supporto. Grazie mille per aver supportato la mia telecamerina. Come vi sembra il microfono di questa telecamera dopo che è entrata in acqua? Direi che questo rapido vlog finisce qua, ragazzi. Ah. Ci siamo fatti il bagnetto, ci siamo messi fuori, ci siamo un po' asciugati e siamo pronti per andare a casa a farci una doccia e andare a far serata questa sera, giusto Fede? Giusto. Che cosa vogliamo fare stasera? Stasera si va al balcone. Stasera si va al balcone, 110 dirhams free flow per 3 ore, si beve poco, ma si va in taxi, quindi qui il taxi costa poco. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Anzi no, vi faccio vedere qualcosina dal balcone prima di chiudere questo video. In ogni caso vi lascio con qualche clip dal balcone. Ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao. Io parlo, ti rovino il video. Stai zitto. Guarda che bella puttana. Ah, mashallah.